Buongiorno a tutti e di nuovo benvenuti al webinar. Sono Chiara Bellavitis e sono consulente per Giannesi Canepari & Partners. Mi occupo di internazionalizzazione e lavoro anche come Temporary Export Manager. Oggi sono qui insieme alla collega Sabine Müller, che anche lei è Temporary Export Manager ed è anche consulente per i buyer tedeschi, e oggi parleremo di perché. Quindi perché è conveniente e come vendere in Germania nel settore della subfornitura meccanica italiana. Andremo quindi a vedere una breve introduzione su chi siamo e su quello che è il nostro metodo in 6 step. Dopodiché Sabine vi spiegherà quali sono i 5 pilastri dell'export e quali sono i criteri di selezione dei buyer. Poi vi daremo entrambi dei consigli su come vendere in Germania, quindi vi spiegheremo cosa fare e cosa evitare, vi daremo anche degli strumenti utili, in particolare per questo settore. Parleremo anche delle opportunità di finanziamento disponibili, perché esportare è un'attività, un'azione che comporta un investimento di un certo tipo in termini di tempo e anche di risorse, ma ci sono degli strumenti disponibili che possono appunto agevolare l'investimento per le azioni di export. Daremo spazio a domande e risposte e poi finiremo con le conclusioni. Innanzitutto, chi siamo? Quindi ci presentiamo e spieghiamo chi è Giannesi Canepari & Partners. Noi siamo una società di consulenza che ha come mission quella di costruire insieme ai propri clienti imprese di successo che puntano all'eccellenza, sia nei mercati, quindi che è il tema della giornata, quindi il tema dello sviluppo del business a livello sia nazionale che internazionale. L'organizzazione snella, quindi come ottimizzare i propri processi produttivi per essere più competitivi ed eliminare gli sprechi, e dal momento che le persone sono il centro di tutte le organizzazioni, andiamo tramite dei nostri esperti ad effettuare degli interventi di coaching o comunque altre attività che migliorano il clima aziendale, quindi anche la produttività. E poi abbiamo un team di persone che lavorano esclusivamente per noi e che si occupano di reperire dei finanziamenti a livello europeo oppure anche a livello regionale. Si occupano, oltre appunto a reperire finanziamenti, anche nella fase di danno supporto, anche nella fase di presentazione della domanda e nella fase di rendicontazione. I nostri servizi, in parte li ho già elencati, comunque siamo una società appunto di consulenza, quindi andiamo ad effettuare consulenze per quanto riguarda l'internazionalizzazione, change management, risorse umane, trasformazione snella. Andiamo a fare attività di temporary export management, che sono attività di cui poi parleremo oggi in questo webinar. Quindi, oltre appunto all'export, siamo anche temporary manager per altri rami aziendali. E poi organizziamo attività di informazione, quindi organizziamo periodicamente eventi, workshop e anche dei corsi di formazione su tematiche quali la LIN, risorse umane, internazionalizzazione ed altre. E inoltre collaboriamo con diversi centri di ricerca, università ed enti di formazione. Per quanto riguarda lo sviluppo del business, abbiamo un network internazionale dove abbiamo dei partner in vari paesi, tra cui quelli elencati. Questo lo abbiamo fatto perché quando si parla di sviluppo del business, molto spesso è determinante il fatto di avere una persona o più persone sul posto che possano fare da tramite. Questo chiaramente assieme al Temporary Export Manager. Vale soprattutto per mercati più lontani, che possono essere ad esempio gli Stati Uniti oppure l'America del Sud, ma anche nei paesi, vale anche per molti paesi europei, perché appunto avere qualcuno in loco che possa in qualche modo garantire o comunque dire ai potenziali clienti stranieri che l'azienda in Italia è un'azienda affidabile ed è un'azienda che lavora in un certo modo, può essere appunto determinante poi nella chiusura della vendita.
Quando vogliamo esportare è necessario farlo con metodo. Questo perché, prima di tutto, perché l'export offre sì tantissime opportunità, il mondo è grande, ci sono centinaia di paesi nel mondo, quindi tantissime opportunità, ma è un'operazione che comporta un investimento di un certo tipo, come ho detto prima. Quindi è importante approcciare l'export con il giusto metodo per andare ad ottimizzare poi l'investimento e quindi anche individuare le opportunità che possono essere più profittevoli per la nostra realtà. Cosa andiamo a fare con questo metodo? Questo metodo che noi abbiamo sviluppato nella nostra esperienza e che abbiamo visto essere un metodo che funziona. La prima cosa che andiamo a fare è quella di capire quali sono le motivazioni che portano un'azienda ad esportare e poi andiamo a fare una vera e propria fotografia di quello che è l'azienda nello stato attuale, individuando lo stato delle cose, quindi lo status quo, quali sono i punti di forza, quindi su cosa dobbiamo puntare poi per lo sviluppo estero, cosa ci differenzia anche rispetto ai concorrenti. Andiamo a vedere le aree di miglioramento, se ci sono delle barriere, perché appunto il mondo è grande, come ho detto prima, ma in alcuni per e vendere in alcuni paesi è necessario magari avere delle certificazioni o comunque determinati adempimenti senza i quali purtroppo non si può vendere. In particolare, cosa di cui parleremo molto io e Sabine oggi, andiamo ad analizzare il materiale di vendita, quindi andiamo a vedere se il materiale di vendita, ad esempio, è tradotto almeno in lingua inglese, perché appunto l'inglese è la lingua franca, ma se parliamo di Germania, poi questo punto lo vedremo più in dettaglio dopo, è meglio se il materiale viene fatto poi in tedesco. Andiamo a vedere quali sono i paesi migliori. Quindi andiamo ad effettuare delle analisi per capire quali sono i mercati più profittevoli e decidiamo poi quali sono quelli più adatti al settore oppure all'azienda. Andiamo anche a vedere quali sono i clienti più adatti, perché per entrare in un paese ci possono essere diversi modi. Possiamo ad esempio andare tramite, appunto, trovare una rete di distributori, una rete di rivenditori, una rete di agenti, andare direttamente dal cliente finale, oppure aprire una sede in loco. Questo dipende un po' dal settore, ma dipende anche dal mercato di riferimento. Quindi in base a questo, in base all'analisi che noi andiamo a fare, andiamo poi a cercare i contatti più adatti e stabilire le strategie di marketing e anche la modalità di ingresso. In particolare questa fase come obiettivo ha quello del punto 4, quindi organizzare una business visit, che può essere o un incontro di persona, magari organizzando una missione all'estero, quindi organizzando un viaggio in cui si va a visitare diversi potenziali clienti, oppure un incontro a una fiera, durante una fiera in qualità di espositore oppure anche di visitatore, oppure anche un incontro virtuale. Adesso negli ultimi 2 anni abbiamo visto con la pandemia ci siamo trovati in una situazione in cui non era sempre possibile spostarsi e o viaggiare, quindi adesso dal 2020 ad oggi stanno andando molto anche le call, quindi tutte le videochiamate e anche i colloqui online. Comunque in ogni caso l'obiettivo è sempre quello di arrivare almeno a vedersi in faccia, contatti che possono essere sia interessati appunto alla nostra realtà, ma anche contatti interessanti per quella che è la nostra azienda. L'export appunto offre diverse opportunità, ma bisogna anche tutelarsi, sapersi tutelare dai rischi, quindi affidarsi a qualcuno che conosca bene la contrattualistica internazionale, che sappia parlare le lingue, perché purtroppo possono avvenire anche delle incomprensioni o comunque se c'è bisogno di chiedere, di fare delle domande, è necessario capirsi da una parte e dall'altra. E poi conoscere anche quali sono i termini di resa più adeguati, quindi conoscere gli Incoterms.
Quindi andiamo a dare assistenza in questo senso, a tradurre i materiali di comunicazione se serve e anche proprio a creare un vero e proprio ufficio back office per l'export, dove noi diamo poi supporto all'azienda per qualsiasi, il team da supporto all'azienda per qualsiasi motivo. Ultima fase, ma non meno importante, è quella del controllo e dello sviluppo. Questo perché, perché è importante tenere traccia dell'andamento delle vendite nel corso del tempo. Quindi vedere come stiamo andando con determinati clienti, con determinati mercati, per vedere se c'è spazio per fare di più, per vendere di più, oppure se c'è un calo, cercare di capire il motivo e cercare di capire il motivo soprattutto prima che il cliente o i clienti decidano di cambiare fornitore. Adesso lascio la parola a Sabine che ci spiegherà quali sono i criteri di scelta del buyer, quindi come fa un buyer, cosa considera un buyer per scegliere un nuovo fornitore. Quindi ti cedo la parola. Ok, grazie mille Chiara. Buongiorno a tutti. Adesso quando arriverà la prima slide dove mi presento velocemente, perché c'è anche un motivo perché io vi parlo del buyer tedesco, perché come vedete magari dal nome sono tedesca, nata e cresciuta in Germania, ma vivo in provincia di Modena da 27 anni ormai. E 10 anni fa ho iniziato a lavorare come temporary export manager, sviluppo commerciale estero, come dicevamo 10 anni fa, per un'azienda che fa tornitura fresatura. Strada facendo ho imparato cosa bisogna evitare e cosa bisogna fare anche per essere preso in considerazione dal buyer tedesco. Nei primi anni ho avuto tante occasioni di incontrare buyer tedeschi, ogni volta ho colto l'occasione per chiedere ma voi cosa cercate, oppure come si può fare la differenza, cos'è la cosa che vi interessa di più in un nuovo fornitore. Così strada facendo ho imparato tantissimo sui requisiti che chiedono da un fornitore nuovo. Inoltre da 2 anni, torno un passo indietro, dopo la tornitura fresatura ho iniziato anche a lavorare con altre tecnologie perché le richieste erano veramente tante, stampaggio di iniezione piuttosto della piegatura lamiera, taglio laser, saldatura e altri. 2 anni fa circa ho iniziato anche addirittura a lavorare per i buyer, non solo tedeschi ma ormai anche per i buyer italiani che cercano nuovi fornitori ma non hanno mai tempo. Infatti il punto cruciale, diciamo, è la mancanza di tempo per fare sourcing, per trovare nuovi fornitori. Da lì poi possiamo anche già partire con i 5 pilastri, come li chiamo io, che sono fondamentali per non dare fastidio a un buyer, perché noi vogliamo essere notati ma per le cose che sappiamo fare, non perché abbiamo dato fastidio con delle chiamate, eccetera. Cominciamo col primo punto, la cosa molto importante è la comunicazione aziendale, cioè tutta il materiale di comunicazione, di marketing, visto che vogliamo andare in Germania, è bello averla in tedesco. Va bene, potrebbe andare bene anche in inglese, però costa poco la traduzione, perché non dare un segno al buyer tedesco che ci stiamo preparando a lui. Quindi una cosa che ci vuole è il sito in lingua, perché la prima cosa che andrà a vedere, siamo nel mondo digitale ormai, è il sito. Il sito deve essere nuovo, aggiornato, in lingua, ma anche con delle informazioni utili. Io quando devo cercare un fornitore, cosa devo cercare? Ho un disegno, ho le dimensioni, quindi so che devo cercare, non so, tipo un tornitore che ha un spingibarra, che lavora l'acciaio automatico, che ha un plurimandrino, no? Piuttosto di un torniacam, perché io buyer so quello che mi ci vuole, cioè che tipo di fornitore mi serve, ma difficilmente trovo queste informazioni nei siti. Cioè l'ho visto proprio di persona che c'era mettersi le mani nei capelli. C'è la storia del nonno nel 1800 che ha comprato il primo tornio, ma il parco macchine, quello che mi serve in questo momento, non c'è mai o quasi mai.
Anche la presentazione aziendale in lingua, cioè, come diceva Chiara prima, si crea una presentazione aziendale tipo un PDF cortissimo su misura del buyer. Cosa vuol dire? Al buyer cosa interessa? Innanzitutto, per poter selezionare o scegliere un fornitore, deve sapere la tecnologia, ovviamente, la certificazione, se c'è o non c'è, e, i settori, fatturato, numero di dipendenti. Questo è il primo impatto, cioè in 2 minuti lui riesce già a inquadrare un'azienda per capire se gli va bene o no. Per esempio, la Liper, che è un'azienda multinazionale, non prende mai fornitori che hanno meno di 20 dipendenti. Quindi se devono cercarsi questo numero in tutte le comunicazioni aziendali, loro buttano però il cappello e lasciano perdere. Quindi sono informazioni veramente utili. Seconda pagina, il parco macchine, che dà sia le dimensioni, le quantità lavorabili, magari anche le macchine stesso, per capire se è un parco macchine vecchio, se è nuovo, questo è importantissimo. Infatti questo formato buyer vi facilita l'apertura della porta, di metterci il piede già nella porta, perché se raccontiamo la rava alla fava, il buyer non si prende il tempo e mette via la presentazione. Chiara, ti sei bloccata te o io? Ah, ok, sei tornata? Ok, vado avanti. Sono sempre stata in realtà, ma... Mi sono bloccata. Oddio, ok. Beh, io mi sono fermata perché ho visto te bloccata. Ok, quindi sono andata avanti, va bene così. Allora, secondo punto, secondo pilastro, la comunicazione con il cliente. Cioè il primo punto è la comunicazione aziendale. Adesso andiamo alla comunicazione con il cliente. Parliamo sempre del buyer tedesco. La sua paura è di alzare il telefono, chiamare un'azienda che parla magari solo italiano. In Germania, purtroppo, a scuola non si studia l'italiano. L'inglese sì, ma anche lì a volte, non, soprattutto i tecnici poverini, non sono molto bravi nelle lingue. Quindi la paura di approcciare un fornitore per cui non si sa se parla la lingua o meno, può essere un ostacolo veramente importante. Quindi avere una persona di contatto che, e poi lo mettiamo in evidenza, cioè lo mettiamo nella presentazione aziendale, lo mettiamo nel sito, allora avete una persona, per esempio la Chiara Blavitis, che parla tedesco, quindi se lei mi chiama, io le rispondo in tedesco. Ma non basta poi... a volte le aziende mi dicono: ma io ho una ragazza che ha appena finito il liceo linguistico. No, per favore, no, mi dispiace per le ragazze, ma non basta saper ordinare la pizza o andare in vacanza in Germania. Qua ci vuole anche un linguaggio tecnico, ok? Quindi per evitare poi anche delle non conformità. Cioè il rischio, e ne ho visto di tutti i colori purtroppo, il rischio che un ordine finisce in non conformità perché abbiamo usato una parola piuttosto di un'altra è veramente grossa, cioè molto, molto importante questo rischio. Stessa cosa, la persona di contatto deve saper presentare, rappresentare l'azienda, quindi devo sapere un po' della tecnologia, dove sono i punti di forza, cosa sappiamo, cosa non sappiamo fare. Ok? Terzo punto. Chiara? Terzo pilastro. Ok, la certificazione. La certificazione sì è importante, soprattutto perché dalla distanza è difficile capire se un'azienda lavora o non lavora secondo le norme dell'ISO 9001. Quindi per forza di cose, il buyer deve basarsi su un'informazione, poi sperando ovviamente che queste norme vengono rispettate. È vero che un'azienda può consegnare qualità anche senza la certificazione, però purtroppo, cioè, al primo impatto, come fa un buyer a capire questo? Quindi il filtro che mette è quello,
l'azienda è certificata o che andiamo avanti, poi magari andiamo a fare l'audit per verificare effettivamente come sono messi davvero. Ci sono anche aziende che non guardano la certificazione, ma quelli guardano il prezzo. Quindi un fornitore che non vuole mettersi sul mercato del pesce per avere sempre il prezzo più basso per poi portare a casa un buyer, io direi di fare, cioè il mio consiglio è proprio di fare la certificazione. Quarto punto, ovviamente, l'affidabilità. Cioè, iniziamo però anche già nel momento in cui rispondo a una richiesta d'offerta. A volte succede che mando via una richiesta d'offerta, non sento più niente dal fornitore, dopo 3 settimane mi arriva un'offerta, ma io ho già ordinato. Quello è una cosa che succede purtroppo ancora spesso. Quindi la primissima cosa, che poi mi fa fare anche la differenza, rispondo immediatamente a una mail con una richiesta d'offerta, non con l'offerta ovviamente, ma io dico grazie, ho ricevuto la vostra richiesta. Uno, entro quando avete bisogno dell'offerta, se non c'è scritto. E se ci sono domande tecniche, li faccio subito, oppure scrivo, intanto verifichiamo la fattibilità. Ci prendiamo 2 giorni al massimo, poi rispondiamo, vi facciamo l'offerta, oppure facciamo già l'offerta. Cioè, adesso io dico 2 giorni, ma ovviamente se io devo chiederla il trattamento di superficie, mi passano delle altre giornate. Però cerco di rimanere entro la scadenza, ok? Al massimo 5 giorni per fare l'offerta. Poi anche offrire quello che è stato richiesto. Cioè, se mi è stato richiesto un certo materiale, è vero che io posso chiedere, ovviamente, non trovo questo materiale, che in questo momento penso che è il problema più grande che abbiamo tutti. Oppure, per le nostre macchine è meglio, cioè, tipo se faccio tornitura, non voglio lavorare la Easy 304 con le mie macchine, chiedo se è possibile usare un altro tipo di acciaio, se non trovo l'alluminio, insomma, però chiedo, ok? Se poi mi chiedono 100 pezzi, io devo offrire 100 pezzi e non 50 o 200. Se, lì bisogna un po' rimanere su quello che è stato chiesto, perché anche questo comunque fa parte della selezione. Cioè, alla fine va messo tutto in un... come si dice in italiano, in un tegame, va tutto in questo tegame e poi dopo si vede, allora, sono stati bravi, affidabili, hanno risposto, dopo si seleziona quello che è stato, diciamo, più bravo. Last not least, la qualità, ok? Allora, la qualità il buyer praticamente la dà per scontato e poi il fornitore che deve dimostrare, molto probabilmente in un ordine di prova, che è in grado di mantenere la qualità, di fare dei controlli molto precisi e comunicare, sempre comunicare se ci sono dei problemi, che può succedere, una macchina si può fermare, non lo so, il mio fornitore del materiale è in ritardo, va bene, può succedere, ma devo comunicare tempestivamente al cliente. Questo per lui fa già parte anche della qualità del servizio. Cioè, non parliamo solo della qualità del particolare, no? Se mi chiedo una certa rugosità, non deve essere un'altra. Questo è sottinteso, penso. Ma anche la qualità del servizio è molto importante. Tutto questo vi dimostra un po' l'importanza di affidarsi a un temporary export manager. Temporary perché? Un export manager assunto fisso vi costa un patrimonio. Senza avere già un fatturato proveniente dall'export, non ha senso assumere una persona per fare questo mestiere. Quindi hanno inventato il TEM, che ha lo scopo intanto di iniziare col piede giusto questo processo di internazionalizzazione, di preparare l'azienda, la comunicazione aziendale, di approcciare nel modo giusto il buyer tedesco in questo caso e di arrivare poi a un certo fatturato che poi permette all'azienda di assumere una persona. Il TEM
vabbè, come abbiamo detto, intanto sai il tedesco, conosce la cultura, ok? Quindi sa anche, per esempio, io vengo dal centro della Germania, vicino a Colonia. Anch'io ho notato una bella differenza tra gli nordici, Hamburg, e completamente diverso, la mentalità è completamente diversa da quella di Monaco. Quelli di Monaco sono molto, come si dice, sociali, insomma, andiamo a bere la birra, insomma, sono un po' così. Ad Amburgo, no. Quindi bisogna anche conoscere un po' le differenze. Cioè, io non posso andare da un hamburghese e dargli una pacca sulla spalla, mi manderebbe a quel paese, non esiste. Quindi è bello sapere queste cose, di approcciarsi nel modo giusto al relativo buyer. E quindi, cioè, di conseguenza, poi l'ultimo punto, cioè, sa definire una strategia di ingresso efficace e mirata. Ah, giusto, altro compito del TEM, di formare magari la persona all'interno dell'azienda, se magari si decide alla fine di prendere qualcuno, che all'inizio può essere anche una ragazza del back office, che praticamente è un junior, parla tedesco, viene affiancato dal TEM per crescere nel tempo e magari pian pianino iniziare a fare key account, conoscere i clienti che poi sono già esistenti, quindi si stabilisce un rapporto di fiducia. Anche questo è il compito del TEM. Andiamo avanti, Chiara? Ok. Ecco, quali sono i canali? I canali per cercare nuovi fornitori. Allora, io conosco da diversi anni e uso tantissimo la piattaforma CashPilot. Giusto, primo passo, ricerca su Google. Visto che siamo nel mondo digitale, e i buyer cercano anche su Google, cioè magari mettono la dicitura del particolare che cercano, non metteranno mai fresatura. Ma magari metteranno magari il particolare che cercano, il componente. Quindi lì è molto importante, come abbiamo detto all'inizio, di avere il sito non solo tradotto, ma anche con il SEO, i keywords e quant'altro fatto bene in tedesco. Poi, infatti, io volevo già partire subito con CashPilot perché io che devo cercare fornitori, se parliamo di componenti a disegno, attenzione. Per i componenti a disegno io uso CashPilot, come fanno tantissimi buyer in Germania. CashPilot, dopo lo approfondiamo un pochettino, vi faccio vedere come funziona, cioè, brevemente, cosa si vede. È una piattaforma di matchmaking tra buyer e fornitori per componenti a disegno. Passaparola, anche questo è molto importante. Quando un fornitore fa una brutta figura, perché non ha mantenuto le scadenze, non ha consegnato, ha consegnato male, non conformità, non è che si ferma lì. Cioè, tanti buyer si conoscono tra di loro, tanti buyer sono associati al BMI, che è la DACI tedesco, l'associazione dei buyer. Quindi c'è il passaparola. E la stessa cosa, quando uno è molto bravo, va consigliato al prossimo buyer. E lavorano molto con questa rete. Spesso, infatti, per questo è da più di 2 anni ormai lavoro anche con i buyer tedeschi per cercare nuovi fornitori. Mi chiedono se ho qualcosa, cioè mi mandano un disegno, mi chiedono: ok, guarda, mi serve un fornitore per questo. Conosci qualcuno che è bravo? Quindi si aspettano da me che non consiglio uno a caso, una one man show con una macchina nel garage, che tanto so già che non parla tedesco, non parla inglese, non consegna. Cioè, quindi mi è molto importante dare un, no, un di mandare a raccomandare un fornitore bravo. L'ultimo punto, anche questo è molto importante, adesso per fortuna si comincia a lavorare anche in presenza. Ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, i B2B purtroppo si facevano solo online. A me non sono mai piaciuti, ma insomma, per forza di cose si faceva.
Adesso cominciamo a tornare un po' in presenza, molto importante, perché anche guardarsi negli occhi è molto importante. Cioè, un buyer e un fornitore devono diventare partner. Cioè, io cerco di evitare buyer, quando cerco per i miei fornitori, cerco dei buyer, cerco di evitare quelli che cambiano fornitore appena che trovano uno che offre un centesimo in meno. Non può essere un partner questo. Mentre un buon buyer, un buon cliente, rimane con me, mi fa crescere, cresciamo insieme, come un fornitore può anche dare il consiglio tecnico che viene poi apprezzato dal buyer. Cioè, questo per me è un partnership molto valido. E il compito del TEM è proprio di individuare il buyer giusto. Fiera, adesso anche quelli forse tornano un pochettino. Quest'anno poi, tra l'altro, abbiamo un MaxP, finalmente. L'anno scorso è stato un po', forse un po' triste, però già bello comunque poter prendere un caffè insieme. E anche lì è molto importante creare dei contatti. Ok, adesso arriviamo a TechPilot, come dicevo prima, una piattaforma di matchmaking che ha 20 anni ormai, quindi ben, si dice, radicata, no, insomma, sì, si dice così, ok. Comunque 20 anni che i buyer cercano fornitori su questa piattaforma. Come funziona? TechPilot, se vuoi andare avanti facciamo un po' vedere i numeri. Ok, allora, su TechPilot ci sono più di 16.000 buyer iscritti, soprattutto provenienti da Germania, Austria, Svizzera. Cominciano ad arrivare anche gli italiani. Adesso, l'anno scorso, si sono iscritti più di 30, forse ormai siamo a 40 buyer italiani, aziende italiane, che cercano fornitori sulla piattaforma. Ci sono 280 tecnologie disponibili. Sembra molto, effettivamente è molto, però stiamo parlando comunque delle sottotecnologie, cioè lavorazione lamiera ce n'è un mondo dietro, la carpenteria ce n'è un mondo dietro, quindi le tecnologie principali comunque sono tornitura, fresatura, stampaggio di iniezione, lavorazione lamiera, carpenteria, poi ci sono anche la superficie, la rettifica. Però io penso che trovare un cliente tedesco che viene dalla Germania a cercare la rettifica in Italia sarà difficile. Montaggio, comunque è bello ricco come tecnologia. Poi anche il valore medio degli ordini ricevuti. Qua ci sono un po' di numeri, 30.000 componenti richiesti all'anno, sempre richiesti, cioè componenti a disegno. Quindi in soldoni, cosa, come utilizzare questa piattaforma in maniera efficace? Allora, dobbiamo creare un profilo aziendale dove inserire le nostre capacità produttive in tedesco. Questo ve lo consigliamo comunque a prescindere che voi vi iscriviate o meno. Il profilo aziendale deve essere breve, conciso e indicare cosa sappiamo fare, quali sono i nostri punti di forza. Perché, come diceva Sabine prima, i buyer non hanno tempo, il tempo è poco e devono capire al volo se noi possiamo o meno fare al caso loro. Anche perché loro hanno diverse richieste quotidianamente di altre aziende come la nostra che vogliono lavorare insieme a loro. Quindi o hanno a colpo d'occhio e subito una visione chiara di chi siamo e cosa facciamo, oppure anche se siamo i partner magari giusti per loro, possiamo essere scartati. Completare inoltre su TechPilot il profilo il più possibile favorire l'algoritmo, funziona come Google, più il nostro profilo è bello, più facilmente veniamo trovati, anche dai buyer. Poi possiamo utilizzare i contatti del buyer per attività commerciali di qualsiasi tipo, che sia un invito a fiere, invito a newsletter, oppure anche attività di presentazione. E poi possiamo inserire le offerte per ottenere posizionamento rispetto al competitor. Anche qui, a più offerte partecipiamo, più poi abbiamo probabilità di portare a casa nuovi clienti, quindi degli ordini, però è molto utile anche avere poi il posizionamento anche per attività extra piattaforma, perché
per esempio. Noi appunto tra le varie piattaforme disponibili nel commercio, perché ce ne sono altre oltre a TechPilot, consigliamo questa in particolare perché è una delle poche che consente di ricevere offerte mirate e adatte alla propria capacità produttiva e parco macchine. Abbiamo visto prima, c'era una lista di alcune richieste, poi ce ne sono anche altre, le 7 che ha mostrato prima Sabine erano quelle più nuove, ma ce ne possono essere molte di più, però sono offerte che sono fatte su misura per noi, vanno bene per la nostra capacità produttiva e per il nostro parco macchine, quindi non bisogna perdere tempo a cercare tra un mare magnum di offerte, di richieste di offerta, che poi non sappiamo neanche se facciano o meno al caso nostro. Possiamo avere il nome della persona di contatto, quindi del buyer, cosa che chiamando offerte normalmente la otteniamo magari dopo 10-15 chiamate, perché c'è molto spesso la centralinista che fa da filtro e quindi non ci passa la persona di riferimento né ci dà i contatti. Abbiamo uno strumento che ci dà ulteriore visibilità nei mercati di lingua tedesca, infatti il buyer abbiamo visto che può visitare il nostro profilo e ci può anche contattare direttamente, quindi anche esternamente alla piattaforma. Questa è una cosa che a me, sicuramente anche a Sabine, è già successa. E poi abbiamo dei costi bassi, generazione di nuovi contatti. Se noi pensiamo a quelli che sono i costi classici di una fiera, che di solito una fiera costa attorno ai 15.000 euro e dura 3-4 giorni al massimo, lì quando andiamo in fiera appunto ha una durata limitata e quindi portiamo a casa un numero limitato di contatti. Quindi diciamo o va bene con quei contatti e con quei contatti che portiamo a casa riusciamo anche a portare a casa qualche ordine, ma è sempre un numero limitato, oppure se no purtroppo l'investimento non ha i suoi frutti. Con TechPilot, con dei costi decisamente più bassi di quelli che vi ho detto, abbiamo una lista di 16.000 e più buyer a nostra disposizione e che possiamo utilizzare 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Quindi è un ottimo strumento che consente veramente di ottimizzare i tempi e anche le risorse dell'operazione commerciale di export. Fino adesso abbiamo visto cosa fare, io e Sabine vi ho dato dei consigli, ora vediamo anche cosa non fare per vendere in Germania. La prima cosa da evitare è quella di presentarsi oppure rispondere alle mail in italiano o comunque rispondere alle mail magari anche in lingua ma utilizzando dei traduttori automatici. Questo perché? Perché innanzitutto se rispondiamo in italiano, dall'altra parte il buyer, la prima cosa che gli viene in mente è: ma se io devo fare delle domande, ma ci sono delle non conformità. Dall'altra parte, vengo capito, riusciamo a comunicare, la comunicazione è fondamentale. Quindi se noi comunque abbiamo una persona, se abbiamo un tema, una persona che sa parlare la loro lingua, sicuramente loro si sentiranno più a loro agio. Lo stesso avverrebbe anche da parte nostra nel momento in cui un'azienda tedesca ci chiama parlando in inglese, anche se comunque l'inglese, la conoscenza dell'inglese è diffusa, oppure se ci chiama una persona in Germania come Sabine che parla un ottimo italiano. Ci sentiamo sicuramente molto più a nostro agio, perché quello che penso è: ok, c'è un problema, ci sono delle domande da fare, o qualcuno dall'altra parte che parla la mia lingua e che mi capisce. Questo l'ha spiegato molto bene prima Sabine, quindi mi soffermerò poco su questo punto. Mandare un profilo troppo lungo e dettagliato, con appunto troppi dettagli che non sono funzionali al buyer, rischia di farci escludere dalle trattative, quindi di farci escludere dai giochi, anche se avremo la capacità magari di lavorare bene con quell'azienda. Questi due punti sono molto sentiti nei paesi di lingua tedesca, quindi il fatto di essere troppo insistenti o di fare troppe telefonate
rischia appunto di anche questo di compromettere la trattativa. Se io mando un'offerta adesso e già dopo un'ora chiamo il buyer e gli chiedo che cosa ne pensa, ecco, dall'altra parte ci può essere una sorta di diffidenza, nel senso, d'altra parte il buyer dice: ma come, l'ho appena ricevuta, non ho neanche avuto, mai non è che ho avuto il tempo di guardare la mail, e quindi insomma sì, conviene magari mandare dopo un paio di giorni una mail, un messaggio tramite piattaforma dove si chiede l'opinione. Posso aggiungere qualcosa, Chiara? Certo, di pure. Perché anche qui vedo spesso che c'è bisogno di dire una cosa, anche i buyer non nascono tutti col buco, cioè purtroppo succede, ma a prescindere della piattaforma, piuttosto della chiamata a freddo, piuttosto della mail di presentazione che abbiamo spedito, spesso volentieri non arrivano feedback. I fornitori con cui lavoriamo spesso ma devi chiamare, ma io devo avere il feedback. Purtroppo non possiamo costringere nessuno a darci un feedback. Io penso che se uno non mi dice più niente, lo fa una volta, lo fa due volte, la terza volta io non offro più, punto. Cioè non sto a insistere, perché non posso obbligare nessuno a rispondermi. Io, da parte dei buyer, ovviamente cerco di, per rispetto ai fornitori, al lavoro che hanno fatto, hanno investito del lavoro, giustamente, hanno anche il diritto di avere un feedback, siete troppo cari, oppure c'è un altro motivo perché io non ho ordinato da voi, ma non è sempre possibile. Quindi io chiedo anche sempre un po' di pazienza al fornitore. Io so che Chiara chiama, mantiene il contatto, ma se poi un buyer proprio non c'è niente da fare, non mi risponde, chiudiamo, amen. E vuol dire che non è un nostro partner che vogliamo portare a casa. È un peccato che abbiamo perso tempo e impegno per fare un'offerta, però anche questo serve, perché è meglio scartarlo subito piuttosto di imparare dopo, che quando abbiamo già consegnato, abbiamo già fatto del lavoro, investito tempo e quant'altro, dopo impariamo che quello lì va poi con un altro fornitore perché ha offerto un centesimo in meno. Quindi anche questo fa parte del lavoro del TEM, e ci vuole tanta pazienza, ve lo assicuro. È vero, Chiara? Sì, è vero, però appunto come dicevi te, giustamente questo è anche un modo per capire quali sono i partner giusti oppure no. A volte lo si capisce anche dopo queste operazioni. Altra cosa che noi sconsigliamo è quello appunto di rispondere dopo, come diceva Sabine, dopo 3 settimane, o comunque con tempistiche eccessivamente lunghe. Questo perché dall'altra parte, se io sono un buyer e mando una richiesta e dopo una settimana, due, non ricevo risposta, io logicamente come buyer, uno, mi guardo intorno, quindi io chiedo anche ad altri fornitori. Se ho un'azienda che mi risponde dopo una settimana e che vedo che ha delle condizioni buone per me, io chiudo il contratto con loro. Se devo aspettare più tempo, sì, lì è un problema, anche perché poi quello che pensa il buyer è: ma se per una richiesta d'offerta ci mettono 2 settimane, se io mando una mail dove ho un dubbio, un problema, comunque i tempi possono diventare molto lunghi. Questo l'ho detto anche Sabine prima: non avvisare di eventuali ritardi imprevisti. È sempre meglio dichiarare le cose subito. In Germania sono molto per i patti chiari e amicizia lunga, quindi dire subito anche cosa non si può fare. Succede che si ferma la macchina, succede un imprevisto col trasporto, diciamolo subito e non a ritardo avvenuto, perché questo fa perdere molto di credibilità. Non rispettare le richieste, non mantenere la qualità promessa, anche qui abbiamo già visto prima. E una cosa che però è determinante nella scelta, quindi qui torniamo alle cose da fare, è quella della scelta della lingua. Molto spesso mi viene fatta questa domanda. Magari io ho una persona in azienda che parla l'inglese. L'inglese in Germania lo parlano, la conoscenza dell'inglese è molto diffusa. Quindi perché io devo affidarmi a qualcuno che invece parla il tedesco? Questo è perché quando noi, appunto, l'abbiamo detto anche prima, quando ci contatta qualcuno che parla la nostra stessa lingua,
siamo più tranquilli, siamo più sicuri, è meno probabile che ci siano incomprensioni. Qui poi siamo anche in un ambito molto tecnico e in un ambito dove gli errori non sono ammessi. Ci sono tolleranze, ci sono delle determinati aspetti dove non si può assolutamente sbagliare. Quindi utilizzare anche una parola rispetto a un'altra può cambiare completamente le cose. Ad esempio, Sabine mi confermerà che c'è un termine tedesco che si chiama Schleifen, che è un verbo che ha tantissimi significati, bisogna quindi riuscire a capire qual è il significato da dare. Questo può farlo solo una persona esperta e conosce bene la lingua. Sì, lì non basta neanche sapere il tedesco, perché io direi madrelingua, so benissimo il tedesco. La prima volta che ho trovato questa parola sul disegno davo per scontato Schleifen uguale rettifica. E quando poi il fornitore ha fatto l'offerta scrivendo rettifica, il cliente mi ha chiesto, ma scusate, ma chi ha chiesto la rettifica? Allora io ho chiesto al cliente, ma c'è scritto Schleifen, no? Invece fa, no, questo vuol dire solo la barra trafilata. Cioè io sono rimasta veramente male, perché per me Schleifen, cioè, aveva quell'una, un significato, e questo da madrelingua, quindi figuriamoci una persona che non è madrelingua. Sì, esatto, sono tutte cose a cui bisogna stare molto attenti, anche perché poi i disegni dei fornitori tedeschi arrivano, dei clienti tedeschi arrivano poi in tedesco, non arrivano in italiano, quindi bisogna stare attenti a tutto quello che c'è scritto. In ogni caso, con una persona che parla la stessa lingua ci sono più probabilità di riuscita e quindi anche di probabilità di vendita. Per questo motivo è consigliato avere una persona che sa il tedesco e non una persona che sa solamente l'inglese, soprattutto che sa il tedesco tecnico, che lo conosce in un certo modo e che sa poi anche avere a che fare con i buyer tedeschi, che li conosce, che sa il modo in cui ragionano. Ora andremo a vedere molto velocemente quali sono gli strumenti di finanziamento per l'export. Appunto abbiamo detto che esportare è un'operazione che richiede determinati costi, ma per fortuna ci sono tantissimi strumenti che ci aiutano poi a finanziare tutta l'operazione. Abbiamo ben tre strumenti del bando SIMEST, uno per la partecipazione a fiere internazionali con almeno il 30% di spese digitali, quindi qui vediamo che anche se è una fiera fisica, sempre di più però si va verso il digitale. Dopo la pandemia il mondo è molto cambiato e sta andando molto in questa direzione. Un bando per la realizzazione di un e-commerce con spese promozionali e anche formazione dei dipendenti, e anche il bando SIMES per la transizione digitale e tecnologica. Altri strumenti che abbiamo sono il bonus Digital Export in Italia, su cui faremo un evento fra pochissimi giorni, dopo vi illustrerò anche i prossimi appuntamenti. Faremo un evento il 6 maggio su questo bando, quindi vi consiglio di partecipare se avete interesse, ed è rivolto a microimprese manifatturiere con meno di 2 milioni di euro di fatturato, massimo 10 dipendenti e codice Ateco-C. Abbiamo poi un bando sempre di Invitalia per l'impresa femminile, per l'imprenditoria femminile, per investimenti anche nel digital. E poi in continuo aggiornamento, quindi che escono periodicamente, ci sono diversi bandi per la formazione del personale emessi da fondi interprofessionali come fondi impresa, fondi dirigenti, questi escono periodicamente. Vi consigliamo comunque, per conoscere le attività, le opportunità di finanziamento disponibili, di scrivere a contributi@gianesincanepari.com, dove ci sono appunto i nostri esperti che ricevono la mail, valutano insieme a voi le vostre esigenze, il bando migliore per voi, e dopo vi danno un consiglio. Ora lasciamo spazio a delle domande a cui io e Sabine risponderemo. Quindi se ci sono delle domande, siamo qua. Magari mentre aspettiamo se arrivano delle domande,
Cioè, ci sono alcune domande che ci fanno sempre, cioè spesso, volentieri. Una domanda, per esempio, perché i tedeschi comprano in Italia? Perché devono venire giù? Perché è vero che i fornitori tedeschi sono bravi, non è più vero che in Italia il fornitore costa meno che in Germania, cioè come prezzo più o meno siamo lì, come qualità siamo lì. Però c'è da dire una cosa. Uno, che me l'ha detto la responsabile di un'azienda tedesca, che lei ha trovato i fornitori tedeschi, quando sono pieni, diventano anche poco cortesi, poco gentili, non sono più disponibili, rispondono male. Allora lei dice che no, a un certo punto poi lei preferisce di cercarsi un nuovo fornitore. Altro problema, non è un problema, è un vantaggio, diciamolo così, un vantaggio dell'Italia è la superficie. Mi hanno detto che qua in Italia trovano molto più facilmente bravi fornitori che consegnano, che forniscono una bella superficie, cioè con trattamenti del tipo anodizzazione piuttosto della cromatura, soprattutto per il settore dei mobili, dove magari i particolari in acciaio devono essere non belli di più, trovano dei fornitori più bravi qua in Italia. Questo, per Invece esempio, questa è una domanda che mi fanno spesso. a me una cosa che chiedono spesso è nel caso di TechPilot, se TechPilot, visto che appunto agevola la relazione e l'incontro fra domanda e offerta, se percepisce una provvigione per esempio sulle vendite che No, vengono fatte. allora non c'è nessuna provvigione, è un servizio che per i buyer che inseriscono delle RFQ. È un servizio completamente gratuito. I fornitori, a seconda della loro tecnologia, pagano un abbonamento annuale, che comunque è neanche un quarto di quello che costerebbe una fiera all'estero. Questo è poco ma sicuro. E dà anche, cioè, una fiera che non dà neanche una garanzia di andare a casa con un contatto valido, una richiesta d'offerta. Cioè, a me è successo all'inizio, sono stata 2 volte ad Hannover. Allora, uno, ho visto un corridoio vuoto, è stata una tristezza totale. Nessuno mi garantisce che la gente passa davanti al mio stand, si ferma e compra. La seconda volta, cioè, non abbiamo portato, anzi, io ho ricevuto un RFQ, non c'entrava niente con il nostro parco macchine. Cioè, quindi questa è una cosa che su Techpilot, per esempio, non succede. Qui adesso hanno appena chiesto come si fa a iscriversi a TechPilot e quanto costa. Magari se vuoi rispondere tu, Sabine, Sì, 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 sì. sull'iscrizione. Allora, l'iscrizione non costa niente. Cioè, si può creare, e io farei così inizialmente, basta registrarsi, creare un profilo base. Un profilo base non costa niente. Questo però cosa vuol dire? Io sono visibile al buyer, ma io ovviamente non posso contattare dei buyer, vero solo l'anteprima delle richieste inserite sulla piattaforma, ma ovviamente non posso scaricare il disegno o contattare il buyer. Per questo ci vuole l'abbonamento premium, che in caso di, per esempio, tornitura, fresatura, parlo di una tecnologia, costa intorno ai 390 euro al mese. Quindi neanche una spesa esagerata, che poi in tornitura, fresatura ce ne sono veramente tante RFQ, anche per la saldatura, per le carpenterie. Ce ne sono tante richieste d'offerta. Poi da lì parte ovviamente l'attività commerciale. Comunque il base è gratuito, premium costa l'abbonamento annuale. Ho un fornitore di Brescia che tra l'altro non ha mai fatto il premium, non si ricorda neanche di avere il profilo base, però ci sono io come persona di contatto. Sono stata chiamata da un buyer tedesco che non mi conosceva però. E ha visto però il profilo della torneria con cui lavoro e lui cercava proprio questo tipo di fornitore. Quindi mi ha chiamato direttamente e mi ha mandato la richiesta. Poi è venuto a fare l'audit, cioè, per dire che anche un profilo base è vero che è limitato, però comunque fa il suo dovere.
Questo poi sicuramente era un profilo fatto in un certo modo, quindi utilizzando determinate parole chiave nella descrizione, perché appunto si può anche tenere l'iscrizione base, però bisogna farlo poi fatto bene anche per ricevere e avere accesso comunque ad opportunità di questo tipo. Hanno anche chiesto se è uno, la domanda è: la piattaforma TechPilot è praticamente uno strumento di marketing, è applicabile a tutti i settori commerciali? Qua risponderei io. Allora, la piattaforma è pensata proprio per il matchmaking, quindi incontro domanda offerta nel settore della subfornitura. Quindi ci si può iscrivere o come buyer, se si cercano dei fornitori con che producono determinate parti in metallo oppure plastica, oppure come appunto fornitore che invece produce quelle parti e sta cercando nuovi clienti. Ad esempio, non va bene se vendiamo generi alimentari, ecco, in quel caso lì ci sono altri strumenti, altre attività che noi comunque facciamo, abbiamo esperienza anche con altri settori, oltre al metalmeccanico, lì si fa un progetto su misura e si decide poi quali sono le strategie e gli strumenti più adatti. Chiedono anche se la domanda. Sì, ok. Sì, se ci sono bandi per finanziare l'attività di un TEM. Ce ne sono, sì. Ecco, ridò l'indirizzo poi dei nostri colleghi. contributi@gianesincanepari.com, lì poi loro vi spiegheranno come e quali sono gli strumenti più adatti. Comunque alcuni sono quelli che ho anche già elencato nella presentazione di Sime. Scusami. Sì, scusa. No, volevo aggiungere qualcosa perché non ne abbiamo neanche mai parlato. È anche possibile, per esempio, finanziare l'attività di un TEM con la formazione aziendale, con i fondi della formazione aziendale. Esiste anche quello. Cioè, oltre ad aspettare bandi regionali o internazionali, l'attività entra nella formazione aziendale. Sì, ci sono poi diversi strumenti, dipende anche un po' dalla vostra struttura aziendale, diciamo quanti dipendenti, fatturato, perché alcuni bandi hanno delle caratteristiche o dei vincoli in questo senso. Suggerisco comunque di scrivere una mail a contributi@gianesincanepari.com, così poi vi illustrano anche, vi consigliano lo strumento più adatto e vi illustrano le caratteristiche dei bandi in corso. Altra domanda, il TEM va anche all'estero, accompagna in fiera? Allora, il TEM sì, il TEM segue comunque l'azienda in tutto e per tutto, quindi dalla prima fase di ricerca dei contatti fino a ricerca contatti, ricerca paesi, fino anche poi all'acquisizione e anche all'accompagnamento del cliente all'estero. Anche perché se poi uno dei plus, dei vantaggi di avere un TEM è quello che dà un supporto linguistico e conosce la cultura dei vari paesi europei, è proprio il momento in cui c'è più bisogno di un TEM, quindi il momento in cui si incontrano poi i potenziali clienti di persona. Qui chiedono anche quanto costa un TEM indicativamente. Qui dipende un po' dal progetto che viene fatto, da quanto tempo, se possiamo finanziarlo o meno, quindi ecco che in questo caso qua comunque ci può contattare e possiamo fissare un incontro senza nessun tipo di impegno dove vediamo che cosa possiamo fare per voi e come strutturare il progetto. Dipende anche molto dalla modalità. Cioè adesso certo. Comunque io, anche te Chiara, lavoriamo molto a remoto. Da remoto. Da remoto, quindi magari la giornata che uno va in azienda, quindi c'è la trasferta, ok. Poi del resto si fa da remoto, almeno che poi non bisogna andare a trovare un buyer, andare in fiera, andare all'estero, incontrare qualcuno. Questi sono costi
extra, diciamo, diversi. Uno può lavorare, almeno io faccio così, uno può lavorare 2 giorni al mese, spalmato ovviamente nell'arco del mese, quindi sono 16 ore durante il mese, anche per dare una presenza continuativa verso il buyer. Cioè, io non so se magari oggi, cos'è, è martedì, oggi la mia giornata dell'azienda, domani mi chiama un buyer, no, deve aspettare il prossimo martedì, quindi non è fattibile, non è gestibile, quindi io devo rispondere al telefono anche se non è la mia giornata. Quindi di solito si prendono degli accordi per 2, 3, 4 giorni al mese, quindi da lì cambia anche un po' il costo. Un'altra domanda è: tra i vostri servizi c'è anche la redazione e traduzione in tedesco di una buona presentazione aziendale? Direi di sì. Sì, comunque questa è una cosa che noi facciamo. In ogni caso per l'estero è sempre bene avere almeno l'inglese, però se si ha la lingua d'arrivo, quindi in questo caso il tedesco, meglio ancora. Quello che sconsiglio comunque è di usare Google Translate, non fartelo mai. Cioè, ci sono altri software che vanno un pochettino meglio, ma si rischia a fare veramente delle gran brutte figure e poi anche non conformità. Quello, cioè, il tecnico assolutamente non bisogna mai utilizzare dei software, dei programmi. No, quello assolutamente ho. Google traduttore proprio può andare bene se magari riceviamo una mail e noi vogliamo capire grosso modo quello che c'è scritto, però se dobbiamo scrivere utilizzando Google traduttore o dei software di traduzione automatica, quella è una cosa che noi sconsigliamo. Ci sono delle persone che conoscono bene la lingua e la cultura, che perché i software non tengono assolutamente in considerazione gli aspetti culturali, visto che sono automatici, quindi è come se noi stessimo parlando, chiedendo a un robot di tradurre la nostra mail, eccetera, e è meglio affidarsi a delle persone che invece questi aspetti li conoscono, perché anche l'aspetto culturale è importante per la relazione, poi per stringere relazioni e accordi. Secondo voi i prezzi italiani sono più bassi dei prezzi tedeschi? Qui chiedo a Sabine, che lei ha più contatto con i buyer. No, allora i prezzi, no, non è che siamo la Cina dell'Europa, bisogna dirlo. Ormai siamo abbastanza allineati, a volte ci troviamo dei tedeschi davanti, a volte dietro, come prezzo, come posizionamento dico. A volte addirittura i cinesi sono più cari, cioè, sembra che si sta un po' cambiando tutto, sta cambiando il mondo. Ci sono ne ho visto dei fornitori, delle aziende italiane che hanno un strano modo di fare le offerte, che risultano sempre cari. Quando glielo facciamo presente, cambiano modo di fare l'offerta e guarda caso tornano competitivi. Questo fenomeno non l'ho mai capito, ma non c'è regola. Io ho visto le aziende, ci sono, poi dipende dalla macchina, dal particolare, dal materiale. Cioè io posso essere bravo a lavorare l'alluminio, ma se devo lavorare l'acciaio divento carissimo. Non è più una differenza tra paesi, ma proprio tra azienda e azienda. Sì, addirittura è capitato l'altro giorno di gestire un RFQ e di trovare, almeno vedendo il posizionamento, un'azienda ungherese molto più cara rispetto anche alle aziende tedesche o comunque italiane. Quindi ecco, è tutto molto soggettivo. Chiedono anche se la strategia di fare sconti all'ordine è vincente o è poco serio. Non ho capito la domanda. Fare sconti è vincente oppure se si risulta poco seri nel momento in cui si fanno degli sconti all'ordine, però, cioè quando appunto il cliente ordina. Non si aspettano neanche di fare uno sconto. Non lo farei assolutamente, perché dovresti. I tedeschi poi chiedono spesso e volentieri un 2% di sconto, ma nel momento in cui pagano a 14 giorni.
Cioè, già 30 giorni per l'Italia è stato un miracolo, che io, ci sono ancora aziende che pagano 90-120 giorni, spero che prima o poi spariscono, ma in Germania normalmente si paga a 30 giorni e si chiede lo sconto a, se pagano a 14 giorni, ma ci sta. A me è successo anche, per esempio, quando si chiedeva pagamento anticipato, a volte che poi si chiedesse, però nel momento in cui prima si fa un prezzo, poi quando si ordina se ne fa un altro, sì, è un po'... No, non ha alcun senso. No. Va bene, allora, se non ci sono ulteriori domande, io andrei avanti mostrandovi i prossimi appuntamenti e poi dopo chiaramente tutto il materiale vi verrà e la registrazione del webinar vi verrà inviata nei prossimi giorni. Posso aggiungere una piccola cosa veloce? Certo. Allora, TechPilot quest'anno sarà a MaxPay come espositore, quindi... Se qualcuno avesse voglia di passare, io sarò lì per i buyer italiani, ma ci sarà anche il collega del sales per i fornitori, che poi è quello che di solito fa anche le demo per insegnare ad utilizzare la piattaforma. E che è anche una persona italiana, tra l'altro. Quindi... Sì, tra l'altro è vero, Marco Balmassoi, del Veneto, tu del vicino Veneto. Di casa, no? Sì, lui. Più o meno. In realtà eravamo vicini di casa, ma l'abbiamo scoperto dopo un po' di anni, quando ci siamo incontrati appunto per la collaborazione con TechPilot. Comunque, andiamo avanti. Allora, vediamo i prossimi appuntamenti. Come dicevo prima, abbiamo un evento sul bonus export digitale il 6 maggio dalle 12 alle 13, dove presenteremo questo bando. Quindi, se vi interessa poter chiedere questa agevolazione, vi consigliamo di partecipare. Poi a breve, nelle prossime settimane, organizzeremo degli incontri online con i nostri business partner dei paesi Canada, Francia, Spagna ed Emirati Arabi. Gli incontri sono online, però se vi interessano questi paesi per la vostra azienda potete fissare un incontro, chiaramente tutto sempre senza impegno, per capire se il mercato può fare o meno al caso vostro. Abbiamo un evento sulla carbon footprint nelle PMI, quindi che ci spiega perché capire e conoscere le emissioni di carbonio della propria azienda. Questo evento sarà il 10 maggio dalle 11 alle 13 e poi la presentazione del programma LIFE 2021-2027, che prevede una serie di incentivi per le aziende che vogliono rendere più ecologica la propria realtà, il 24 maggio dalle 11 alle 13. Noi vi ringraziamo molto, io e Sabine, e vi aspettiamo nei prossimi webinar e anche vi aspettiamo se volete vedere come funziona TechPilot o iniziare con noi un progetto di internazionalizzazione. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie mille, anche grazie per i complimenti che ci hanno fatto, sì. Sono arrivati già dei complimenti. Ho visto, grazie Riccardo. Grazie mille, grazie.